L'equazione algebrica associata all'equazione differenziale è questo qua nel riquadro. Quindi la alfa che serve per far sì che E alla alfa t sia soluzione non può essere un'alfa qualsiasi, deve essere soluzione di questa equazione algebrica. Allora, ci sono due alfa, questa è l'energia. Ci sono due alfa in generale, e ce n'è uno con segno più e uno segno meno, quindi questa è l'equazione che sapete già da tanti anni, ok? Quindi questo è, no? D'accordo? Questa è scritta papale della formuletta delle medie, e ho semplicemente, per scriverla qua, ho portato il 2 dentro, cioè ho portato il, vabbè, c'è meno b diviso 2m, mi sta bene, ma questo 2 lo porto sotto il segno di, come si chiama questo, il segno della radice, si dice radicata, come si chiama in italiano? Vabbè, sotto il segno della radice, sì. Quindi, portandolo sotto il segno della radice, il 2 diventa un 4, e ha del denominatore, che poi ammazzerà il 4 che è là, ok? Quindi questa è la alfa, quindi la soluzione ce ne sono di due tipi, uno col segno più e uno col segno meno. In generale la soluzione generale sarà la somma di questi due tipi. E come vedete, quindi l'esponente alfa è fatta di due pezzi. Allora, per la proprietà degli esponenti, no, E alla A più B è uguale a E alla A per E alla B. Io scrivo due esponenti, prodotti due esponenti. Un primo esponente e un secondo esponente. Il primo esponente si piglia questo pezzo di alfa e il secondo esponente si piglia questo pezzo di alfa. D'accordo? Allora, la prima cosa da notare è, guardate il secondo pezzo. L'esponente del secondo pezzo, se per caso b quadro diviso 4m è maggiore di k diviso m, allora l'argomento della radice è positiva, e la radice di un numero positivo è un numero reale senza problemi, ok? Quindi avete che quando avete questo tutto è reale. Per esempio, guardate il caso positivo col segno più, i fisici dicono che non è fisico. Perché? Guardate cosa succede. Se io metto il segno più, e se questo è se il discriminante è positivo, cioè il discriminante è l'argomento della radice, no? Se il discriminante è positivo, allora mi trovo ad avere la parabola che interseca l'asse x in due punti, o due zeri, sono distinti. E questo è quello col segno più, cioè quello dove ho col segno più qua. All'aumentare del tempo, se questa roba è positiva, questo è ovviamente è la radice quadrata di un numero positivo, un numero perfettamente normale, addirittura è un segno più, quindi ho un esponente positivo che cresce appunto esponenzialmente del tempo. Quindi la posizione sembra esplodere esponenzialmente, quindi non è un comportamento fisico, è una soluzione matematica, ma non soddisferà altre leggi fisiche di cui parleremo in futuro, in particolare la conservazione dell'energia. Non è fisico, quindi non si discute, si mette nel cestino, non tanto per tirare l'acqua, no, lo mettiamo nel mondo della matematica non applicata al mondo della fisica, perché viola un'altra legge fisica. Invece col segno meno è interessante quello che avviene. Se io prendo la soluzione col segno meno, e quindi qua c'è un segno meno, e ho un esponenziale decrescente del tempo e ne ho un altro qua. Quindi la soluzione col segno meno ha un comportamento che è interessante. Anche questo a prima vista viola la conservazione dell'energia, però in realtà è che ho l'energia meccanica che è convertita in energia termica, e questo torna a quel comportamento che molti di voi si aspettano. Se io ho un sacco di attrito, se riempio la mia famosa camera, quindi questo è il pavimento, questo è la sponda, questa è la mia grande camera col passante a tenuta di fluido, qua ho il corpo sul mio tavolo, questa è la gigantesca camera, e se io riempio questo di catrame,
e io sposto il corpo dalla posizione x uguale a 0, lo metto qua e mollo la presa, quello che succederà è che il fluido viscoso, il coefficiente di fluido viscoso al quadrato diviso 4m è molto più grande del K diviso m. Quello che succederà, se io faccio il grafico di x in funzione del tempo, è che lui, partendo dal valore iniziale, non so, chiamiamo x0, muore esponenzialmente, lentamente si avvicina a x uguale a 0. Se è catrame, potrebbe impiegare migliaia di anni per arrivarci. Catrame è un fluido, no? Come anche il vetro, tra l'altro. Se voi riempite questo di vetro, il vetro è un solido, sì, ma un solido amorfo che su scala geologica si comporta come un fluido, fluisce il vetro. E quindi lentamente quella massa potrebbe passare a, su tempi geologici, lentamente arriva qua. Vabbè, le cose sono interessanti quando il discriminante è negativo. Quando il discriminante è negativo, quando è uguale a zero, cosa succede secondo voi? Quando è uguale a zero, tutto questo è uguale a zero, o è alla zero, quindi è 1, ma minimale è questo! Quando, e quindi questo cos'è? Quindi quando questo è uguale, quando il discriminante è uguale a zero, ho questa equazione che può essere benissimo disegnato, e anzi lo disegniamo, ma x di t è uguale a 0, è almeno b diviso 2m di t. Vedete che c'è questo pezzo? Quando il discriminante è 0, il pezzo in arancione vale 1, il pezzo in arancione vale 1. Ma rimane comunque questo pezzo c'è sempre. E quindi quando il discriminante è uguale a 0, dalla posizione iniziale lui muore esponenzialmente con un tempo caratteristico. Quanto vale il tempo caratteristico? È uguale a 2m diviso b. E quindi quando ho un b molto grande, così b è quel parametro che caratterizza la forza viscosa, no? Si chiamava il coefficiente di attrito viscoso. Quindi quando ho un b molto grande, cosa succede a tau? E quando un b molto piccolo cosa succede? Ha un tau molto grande, quindi pensate alle varie possibilità, ok? Ma comunque è una morte esponenziale, questa è una morte esponenziale perché decresce col segno meno, la morte esponenziale. Adesso voglio discutere i casi in cui il discriminante è negativo. Perché quando il discriminante è negativo, ecco che abbiamo bisogno dei numeri complessi di nuovo. Non vi pare? Ed ecco che appare di nuovo, almeno in parte dell'equazione, il teorema di Eulero. La scriviamo così. Se b quadro diviso 4m quadro è minore di k, allora questa cosa qua, proviamo a scriverla così. Fatemi pensare un attimo. Ho semplicemente messo in evidenza un segno meno. Ok? Non ho fatto niente, ho semplicemente scritto in maniera furba. Quindi, se siamo in questo caso, caso che questo è minore di quello e questo è minore di quello, questo diventa positivo. Quindi ho fatto semplicemente in modo di scriverlo come qualcosa di positivo per un segno meno. E siccome va sotto la radice quadrata, ecco che faccio così. Questa è una qualcosa di positivo. Quindi questa roba qua, attenzione. Quanto vale quella roba là, questa nella parentesi arancione? Quanto vale questa roba qua? Quando non c'è fluido viscoso. Cioè, se nella vostra, lo continuo a cancellare, mi serve da qualche parte questo disegno, così non lo tocco più. Questa è la vostra enorme camera, tenuta.
e qua ci fate entrare o togliere il fluido. Quando il fluido non c'è, cioè l'avete rimosso, per esempio ci attaccate una pompa e togliete anche l'aria, c'è del vuoto là dentro, il fluido non c'è, B vale 0. D'accordo? In assenza di fluido, questo si riduce al caso di una massa attaccata a una molla. Ok? Quindi quando togliete il fluido, questo si riduce a K diviso M. K diviso M è come l'avevamo chiamato, guardate il vostro tatuaggio, K diviso M l'avevamo chiamato omega 0 quadro. Quindi omega 0 la chiamerò la pulsazione della molla ideale, della molla senza fluido. Ma proprio perché è una K diviso M è una omega al quadrato, questa roba in arancione la chiamerò una omega al quadrato. Ispirandomi al fatto che K diviso M è un omega quadro, questa roba qua la chiamerò non una omega piccola, ma una omega grande, una omegona. La chiamerò omega. Perché? Perché quando il fluido non c'è, sarebbe omeghino al quadrato. Quindi chiamo quella roba omegona al quadrato. K diviso M la chiamo omeghino al quadrato. Quindi, con questa ispirazione, questa roba qua, cioè la roba che è qui, può essere scritto come I omegona, non vi pare? Perché omegona al quadrato è positivo. Qua c'è il meno 1, quindi la radice di meno 1 mi dà la I. E la radice di omegona quadro mi dà omega, no? Ci siamo? Quindi, quando il discriminante è negativo, questo pezzo qua sto per cancellarlo, quindi voi scrivete uguale. Questa roba qua, anzi non lo faccio, lo faccio come il vostro quaderno, è x0 è alla meno i, meno b diviso 2mt, questo c'è sempre, nella misura in cui b è diverso da 0, questa cosa c'è. Deve essere molto chiaro che questo pezzo c'è nella misura in cui B è diverso da 0. Se B non ci fosse, se il fluido non ci fosse, questo diventerebbe 1, perché B sarebbe 0. Tutto questo, se B fosse uguale a 0, sarebbe 1. Se B fosse uguale a 0, questa roba qua sarebbe E alla meno E alla... qua sto facendo il caso meno. Vabbè, facciamo intanto sto facendo il caso in cui b quadro diviso 4m quadro minore di k diviso m, questo è il caso che sto facendo, e quando il discriminante è negativo ho benissimo tutti e due i casi qua, cioè tutti e due le alfa. Quindi quando b è uguale a 0, questo si riduce a essere e alla più o meno i omeghino t, d'accordo? Questo va a 1, questo va a questo, quando B è uguale a 0. Quindi stiamo mettendo fluido, ma un fluido tale che questa combinazione di parametri sia soddisfatta. Quando fluido non c'è, questo è 0, è ovvio che questo è positivo e maggiore. Quando il fluido è piccolo, questo è un numero più piccolo di questo. Siamo in questo caso. Finché il fluido c'è, B diverso da 0, allora questo non è 1 e questo non è più o meno è I omeghino T, ma è cosa? Con B diverso da 0 ho tutto questo moltiplicato E alla più o meno I omegona T. Tutto questo può essere scritto così. Quindi questo è il caso, attenzione, sto facendo questo caso qua, che il fluido ci sia, ma che abbia un coefficiente di attrito viscoso piccolo. Piccolo in che senso? Piccolo nel senso che B quadro diviso 4M quadro è minore di K diviso M. Piccolo in quel senso. Cosa vuol dire B piccolo? Attenzione, questa è una domanda che ogni tanto faccio. Vi faccio un favore facendo qui questo appunto.
poi lo ridirò qualche minuto una volta che abbiamo capito che aspetto ha questa funzione, che aspetto ha. Io potrei chiedervi, ma quando è che avrò una cosa del genere? Quando è che potrò scrivere così? Vedete che appare qua il numero complesso? Vedete che questo è il numero De Olero, no? Quindi continuiamo a scriverlo, va? Dov'è il cancellino? Lo vedete? Guardate, allora, quando è che avrò x di t avere questo aspetto? Avrò quando questo è più grande di questo. È prematuro che io faccio, devo continuare a parlare, poi sarò pronto per commentare quello, è prematuro, bisogna mettere la canna sul fuoco. Cerchiamo di capire cos'è questo. Allora, di nuovo qua c'è il famoso fumetto, no? Voi avete una massa che sta facendo un moto rettilineo, avanti e dietro, avanti e dietro, è un coseno, è un sinusoide. E uno si chiede, che cazzo è l'angolo? E la persona che ha studiato dice, l'angolo è nella mia testa, nel piano dei numeri complessi. Ok? Allora, guardate, io voglio riscrivere nel caso che B sia uguale a zero. Cosa succede quando il fluido non c'è? Guardate la formula e scrivete nel caso che il fluido non c'è. E l'abbiamo fatto un'ora fa e la riscrivo. Nel caso in cui il fluido non c'è, x di t è fatto così, come x0 coseno di omeghino t più i volte seno, o più o meno qualcosa, omeghino per t. Okay. Questo nel caso senza fluido, dove posso disegnare qua? Nel caso senza fluido, questo è il mio numero complesso nel piano dei numeri complessi. E se prendo la versione reale, prendo la versione col segno più, a tipo di soluzione col segno più, questo è un numero complesso che è qui e si sposta di moto circolare uniforme nel piano dei numeri complessi e continua a girare con una pulsazione, con una velocità angolare che è uguale a omega 0. E cos'è omega 0? È la radice quadrata di k diviso m. Ma nel momento in cui c'è fluido, cosa succede? Ho un nuovo numero complesso che è al i omegona t, che anche questo gira nel numero complesso con una pulsazione diversa, però non è più omeghino, ma è omegona. Ma quel numero complesso è moltiplicato per un esponenziale decrescente. Cazzo. Cosa vuol dire? Che il modulo del numero complesso non rimane costante, ma il numero complesso fa una moto a spirale. Sta morendo esponenzialmente. Quindi se io vi chiedo di scrivere la parte reale di questo, cosa scrivereste? Scrivereste x0 è alla meno b diviso 2mt coseno di omegona t. Se la disegnate, che aspetto ha? Mentre io lo disegno, mentre io preparo il disegno, vi dico a parole come si chiama. Si chiama, è un'oscillazione smorzata. Qualcuno ha idea di che aspetto ha? Certo, avete visto sta roba. Il grafico di questa funzione qui parte da questo valore qua, disegno per guidarmi nel disegno un esponenziale decrescente, questo si chiama l'inviluppo e questo sta cercando di oscillare come un coseno, vedete che è un coseno? Sta cercando di oscillare come un coseno, ma è moltiplicato per qualcosa che sta diventando sempre più piccolo esponenzialmente. Vedi, è un coseno, certo moltiplicato per x0, ma è un coseno per x0 per questa roba qua. Quindi sta facendo così.
ok? Sta morendo esponenzialmente, questa è una morte esponenziale, qualcosa che sta oscillando, ma l'inviluppo è un esponenziale decrescente, con un tempo caratteristico che è 2m diviso b. Cioè io posso disegnare quell'esponenziale, posso disegnare quell'esponenziale in maniera sistematica. Cosa devo fare? Intanto devo fare spazio. Guardate come in questo moto qua, quindi sto facendo il caso che il discriminante sia negativo. Sto facendo questo caso qua, che b quadro diviso 4m quadro sia minore di k diviso m. Deve essere molto chiaro questo. Ho due tempi caratteristici, non vi pare? Ho due tempi caratteristici. Uno è il tau dell'esponenziale reale, cioè questo che è qui è alla meno b diviso 2mt, cioè il tau qua, chiamiamo il tau 1, è uguale a 2m diviso b. Poi c'è un altro tempo caratteristico, che è il periodo una. Due pi greco diviso omegona. E cos'è omegona? Sono due tempi qua. Uno è il tempo, è il periodo di oscillazione del coseno, e l'altro è il tau che appare qui. E sono due tempi diversi. Guardate cosa sta succedendo. Questa qua, magari la scrivo così, meno p, scusate, meno t diviso tau. C'è questo tau e c'è il periodo di questo. Quindi io devo fare il prodotto, cioè il prodotto di questa funzione e di questa funzione. Disegniamo questa funzione qua. Questa funzione è un coseno che va da x0 a meno x0. Devo disegnarlo e devo mettere la base dei tempi, le tacche temporali. Quali sono le tacche temporali per il coseno? Uso il periodo, la periodona, che è 2 pi greco diviso da omegona. Notate come la formula è la stessa, il periodo è uguale a 2 pi greco diviso da omeghina. Qual è l'idea? È che ho la fase che varia linearmente nel tempo. Ho la fase, questa è la fase, cioè l'argomento del coseno che varia linearmente nel tempo. Mi chiedo quanto tempo mi serve per avere 2 pi greco. Questo lo chiamo il periodo, la periodona. Ecco qua la periodona, guardate com'è fatta. Ok? Quindi immaginate che questo sia l'attacca, per poter disegnarlo. Facciamolo, lo so, così. Questo è un quarto, tre, due. Quindi coseno è questo. E questo deve essere moltiplicato per una funzione che è fatta così, che vale 1, questo qua, quando t è uguale a 0, e muore esponenzialmente con un tempo caratteristico. Allora, il tempo caratteristico di questa qua è diversa dal periodo della omegona, dell'oscillazione, ok? Quindi immaginate che sia una funzione fatta così, che abbia un andamento molto, un tau molto grande.
grande, questa è una decrescita esponenziale, ok? Sembra una retta semplicemente perché è così lunga tau che non vi accorgete, quella è un'esponenziale. Voi dovete moltiplicare questo per questo. Cosa succede? Che avete appunto questa muore esponenzialmente, cioè questo valore qui, invece di essere x0, va moltiplicato per qualcosa che è minore di 1. E quindi non è qui, ma per esempio è qui. Questo qua, questo valore, vabbè, questo è 0, questo valore qui viene moltiplicato con qualcosa che è minore di 1, quindi non è qui, ma è per esempio qui. Quindi avete appunto, per l'appunto, questo è 0, rimane 0 ovviamente, dov'è? Quindi questo sta facendo così, però poi passa per di qua. Ovviamente per lo 0 passa lo stesso, poi passa per di qua. Lo vedete che il prodotto di un coseno per qualcosa che muore esponenzialmente, per l'appunto è un coseno smorzato, si dice, è un'oscillazione smorzata. Alcuni di voi l'hanno sentito. Cosa succede se la funzione va giù più velocemente? Cioè se il tau di questa funzione è più corta. Cioè se voi fate una esponenziale che è più pronunciata. Per esempio una cosa che va giù così. Cosa succede? Forse ho esagerato perché voglio fare il caso, limite, voglio fare un caso magari che muore così, ok? Allora, vabbè, questo è 0, rimane cambio colore. Questo valore qui va moltiplicato per cos'è, il 40% magari qui. Questo valore qui ormai, come vedete, praticamente è morto, quindi sta facendo così. Poi ripasso per lo 0 e sta facendo così. Vedete che avere un esponenziale che va giù più in fretta, con un tempo cardinale più corto, fa sì che il prodotto di questo per questo sia smorzato molto di più. C'è qualcuno che non capisce quello che sto facendo? Alzi adesso la mano. Guardate adesso, deve essere molto chiaro, spero di renderlo chiaro, se no farò uno sforzo maggiore giovedì. Guardate questo tau qua e questo periodona qua. Cosa succede all'aumentare di bit? Anzi, prima facciamo la diminuire di bit. Se bit diventa molto piccolo, cosa succede a tau? Diventa molto grande. Infatti, se b tende a 0, tau tende a infinito. Quindi, quando b è uguale a infinito, siccome lasciamo perdere l'infinito, tende a infinito, qual è il grafico di questa funzione qua? È un 1 che prima di vedere che crolla, che sta cambiando esponenzialmente, avete bisogno di un sacco di tempo. Più piccolo e più piccolo è b, più b tende a 0, più questa funzione tende alla funzione 1, d'accordo? Più b comincia a crescere, più questa funzione comincia a non essere costante, sta morendo esponenzialmente, ma per b che diventa sempre più grande, questa sta facendo così. Per b che diventa ancora più grande, questo comincia a far così. Ancora più grande, comincia a far così. Ancora più grande, fa così. All'aumentare di b, queste funzioni vanno così. All'aumentare di b, tau diventa sempre più corto. Cosa succede all'aumentare di b qui? Prima pensate a cosa succede quando b è molto piccolo. Quando b è molto piccolo, cosa succede? Quando b tende a 0, siete d'accordo che la tau, questa qua, tende al periodo con omeghina? Per questo che tende a 0, questo tende a omeghina. E quindi avete due pi greco su omeghina e la tau grande coincide col tau. Il periodo grande, la periodona, coincide col periodo senza attrito. D'accordo? Ma cosa succede se b cresce? Se b cresce avete qualcosa meno qualcosa. Quindi questo diventa
un numero piccolo, è nel denominatore, quindi questo cresce. Quindi all'aumentare dell'attrito viscoso, il coefficiente dell'attrito viscoso, questo diventa sempre più grande. All'aumentare dell'attrito viscoso, questo diventa sempre più corto. La tavola diventa sempre più corta, c'è un conflitto. Quindi voi siete un oscillatore. Senza attrito andate avanti e indietro. Con attrito state oscillando in maniera smorzata. Se l'attrito è troppo, se l'attrito, il coefficiente di attrito è troppo grande, comincia a essere molto grande. In che senso molto grande? Comincia a avvicinarsi al valore K diviso M. Cioè finché questo, finché B è molto piccolo, allora questo è, lo scrivo in grande perché non mi piace qua. Questa è la condizione che io sto studiando. Se B è molto piccolo, questo è molto più piccolo di questo. Se B cresce, certo che rimane questo, perché sto studiando questo caso, ma si sta avvicinando a questo valore. B cresce, si sta avvicinando a questo valore. È sempre negativo e discriminante, però comincia a essere sempre più piccola la differenza tra questo e questo. E diventando sempre più piccola la differenza, questo meno un numero che gli è molto vicino, minore di questo, ma questo diventa un numero sempre più piccolo, quindi questo va sempre più su. Quindi cosa succede? Che il tempo della morte esponenziale sta diminuendo, ma il tempo che vi serve per andare e tornare sta allungando. E cosa succede? Che se il tempo per la morte esponenziale diventa troppo corta, voi non avete il tempo di andare e tornare perché siete già morti esponenzialmente. Finché questo è molto piccolo, voi avete un sacco di tempo per andare e tornare prima che qualcuno si accorge che non tornate esattamente allo stesso valore, ma tornate qua, poi tornate qua, poi tornate qua. Avete un sacco di periodi prima di accorgervi che non state tornando indietro e state e siete smorzati. D'accordo? Quando B è piccolo, lo so che lo sto raccontando in maniera un po' pallosa, ma è molto importante, non so come comunicarlo. Se l'attrito è piccolo, io riesco ad andare e tornare un sacco di volte, così non riesco ad andare e tornare un sacco di volte prima che la diminuzione esponenziale diventi significativa. Invece se l'attrito è molto importante, io muoio esponenzialmente prima di riuscire a fare numerosi andate e tornare. Forse un disegno vale il tentativo. Ne faccio due. Se siete stanchi e stufi, avete già capito, andate via. Io sto cercando, non sono soddisfatto di come la racconto, quindi insisto finché o si esaurisce il tempo o non lo dico come io ritengo essere chiaro. Io non sto cercando di mettere nei vostri panni, immagino che non capite del tutto. Questo rappresenta meno x uguale a 0, questo x uguale a 0. In blu, facciamo in arancione, è la curva esponenziale, l'inviluppo per intenderci. Come vedete sta calando esponenzialmente ma con molta regolarità. Direi che la tau forse corrisponde a più di un metro, non vi pare? Sul disegno. Prima di scendere, questo prima di scendere al 36%, questo è 1, prima di arrivare qua giù, probabilmente ho bisogno di una base di tempi lunga così sulla lagna. No? Ho un tau molto lungo. D'accordo? L'attrito è piccolo, il tau è lungo. L'attrito è piccolo, il tau è lungo. Il tau è lungo, quindi ho bisogno di tanto spazio per disegnare quel calo esponenziale. Nel frattempo, ecco la mia funzione coseno di omegona t che sta oscillando allegramente e riesce a fare un sacco di oscillazioni. Ok? Riesce a fare un sacco di oscillazioni. Perché il tempo per andare e circa tornare è questa qua. E io, come vedete, il periodo d'onda è di qualche centimetro, è di 10 centimetri, 15 centimetri sulla lagna.
Invece la tau è di quasi 2 metri, o di 1,5 metri. Quindi ho un tau che è molto grande rispetto al tempo che mi serve per andare e tornare nel coseno. Quindi in un tau così io riesco ad andare e tornare un sacco di volte. Se il tau fosse, se tau fosse infinito, cosa che è b uguale a 0, riuscirei a tornare e andare avanti e indietro in coseno, riuscirebbe a fare tanti periodi, un'infinità di periodi, perché la tau non, questa parte non sta morendo esponenzialmente. Cosa succede invece se la mia funzione esponenziale è così? Vedete che non riesco a fare oscillazioni, ma la cosa più grave è che questo tempo qui io ho chiamato tau. Ma cosa diventerebbe se aumento di b? Non sarebbe più questa, sarebbe di più. Quindi il tempo per andare e tornare sta aumentando. Questo sta aumentando con b che cresce. E il tempo per morire esponenzialmente, il tau, sta decrescendo all'aumentare di b. Quindi questo cresce all'aumentare di b, questo decresce all'aumentare di b. Quindi all'aumentare dell'attrito io muoio esponenzialmente senza avere il tempo di andare e tornare. E se addirittura questo è uguale o maggiore di questo, non oscillo per niente, muoio prima di fare alcuna oscillazione. L'oscillazione vuol dire andare e tornare, beh, se ho troppo attrito, inteso in questo senso, non c'è alcuna oscillazione, muoio. Non riesco ad andare e tornare perché muoio prima. Quando l'attrito è piccolo, riesco ad andare e tornare un sacco di volte. All'aumentare dell'attrito, il tempo a disposizione per andare e tornare sta diminuendo. E il tempo che impiego per andare a tornare sta aumentando. Aumento l'attrito, il tempo che mi serve per andare a tornare sta aumentando, il tempo a disposizione per tornare sta diminuendo. A un certo momento non riuscirò, quando il discriminante diventa positivo, non riesco più a oscillare, non c'è più un'oscillazione. Se per oscillazione intendiamo, tra amici, il tentativo di andare a tornare, perché a rigore, questo lo dirò di nuovo giovedì, farò qualche battuta, l'essenziale credo di averlo detto abbastanza bene, per oscillazione si intende che il corpo ritorni dov'era, va e torna. In presenza di attrito non torna esattamente dov'era, no? Era partito qui, mica è tornato x0, manca un po'. Quindi questa qua è un gergo che uso io, forse qualche testo lo usa, e lo chiamo pseudo-oscillazione, perché per me oscillazione, e di solito, in generale per le persone, è un'oscillazione di qualcosa che va e torna, 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 per lo stesso valore. Se va e quasi torna, non è un'oscillazione, la chiamo pseudo-oscillazione. Quindi, con attrito, voi non avete oscillazioni, avete pseudo-oscillazioni. Avete un tentativo di tornare indietro al valore iniziale, ma non ci riuscite mai del tutto. Se l'attrito è piccolo, quasi ci riuscite. Se l'attrito è grande, lo scarto diventa sempre più grande. Ma se l'attrito cresce troppo, non fate nemmeno una pseudo-oscillazione, perché non avete il tempo di farlo, siete già morti. Perché questo pezzo vi ha ucciso. Questo pezzo qui è la mortalità, siamo mortali. Questo è qualcosa che vorrebbe oscillare per sempre. Questo è immortale, questo è la mortalità. Questo introduce la storia, perché questo qua non è storia, è sempre lo stesso. Avanti e dietro, 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 che palle. È questo che vi rende mortali, morite. È la morte esponenziale. E se la morte esponenziale è troppo rapida e il tempo per andare e tornare per battere questo è troppo lungo, ecco che non c'è alcuna pseudo-oscillazione. E quando questo supera questo, il grafico è fatto così: dal valore iniziale al massimo riesce magari ad andare sotto, sembra cercare di tornare, però addirittura non lo supera più, cioè va sotto, va x negativi, poi ritorna, ma non rimane sempre sotto. Questo si chiama oscillazione critica, questa è sovracritica, ma di fatto non c'è nessun tentativo, non c'è nessuna pseudo-oscillazione, la vedete semplicemente sedersi,
Questo è come dovrebbero funzionare gli ammortizzatori buoni, i meccanici. Quando voi ricevete una botta con un buon ammortizzatori nuovi nella vostra automobile, cosa fa la macchina? Si siede, dopo aver ricevuto la botta, si siede subito. Ma se il fluido viscoso nell'ammortizzatore è finito, se l'ammortizzatore è scarico, e dentro l'ammortizzatore avete solo la molla senza il fluido che lo svolge, quando ricevete la botta la macchina fa così. Ed è pericolosissimo, perché nella risalita perdete aderenza e finite fuori strada. Un buon ammortizzatore, quando riceve la botta, deve sedersi senza andare e tornare. Al massimo va sotto e poi si riassesta, ma non va avanti e indietro, anzi, pseudo avanti e indietro, pseudo. Quindi un meccanico vuole che il suo fluido non ci siano oscillazioni, lui vuole che questo sia maggiore di quello. Un elettronico invece, se ha un circuito che ha la pretesa di captare un segnale radio di una sorgente lontana, vuole che il suo circuito vada in oscillazione, perché se gli elettroni vanno un po' avanti e indietro, anche poco, io con un amplificatore riesco a aumentare il segnale e sentire Berlusconi. Ma se questo o l'equivalente, se l'analogo questo è un circuito elettronico, è troppo grande rispetto a questo, il circuito non oscilla. Quindi uno che costruisce un oscillatore, quando ovviamente rifaremo questo con i circuiti, quindi tutta questa matematica la rifaremo velocemente tra circa un mese. Questa è la versione matematica, ma la rifaremo nel contesto dell'elettromagnetismo. È un elettronico che capta un segnale, vuole essere in questo regime. Scusatemi, non col segno uguale, ma vuole essere in questo regime, perché vuole che il circuito oscilli. Vuole che vada su e giù, perché nell'andare su e giù forse riesca a prendere il segnale e amplificarlo. Un meccanico o un automobilista che non vuole che la macchina esca di strada, vuole lavorare in questo regime. Ok? Pesante, lo so, lezione pesante, però francamente non so come dirlo meglio. Ci sono parecchi schizzi nei miei appunti personali. In molti libri queste cose vengono discusse, questo è il meglio che io posso fare nel tempo che avete a disposizione. Esatto.